Ciao ragazzi, benvenuti su Neo Kung Fu. Oggi parleremo della destrezza e dello stretching nello sport. Gli esercizi di destrezza devono essere giusti e difficili in base alla vostra età e alle vostre capacità motorie. Dovete dare maggiore importanza alla coordinazione. È molto importante che non ci siano delle ripetizioni, quindi non ripetete tante volte il percorso o il circuito, ma fate percorsi sempre nuovi in modo tale da non automatizzare i movimenti, perché così allenerete le vostre abilità motorie e non la destrezza. Se dovete allenarvi con dei percorsi di destrezza, fatelo all'inizio di ogni lezione, di ogni seduta, inserite anche delle pause in modo tale che non siete stanchi e appunto la stanchezza non influenzi le vostre abilità. Si lavora sempre appunto su percorsi e su circuiti, si può allenare la destrezza generale dove vengono allenate le capacità motorie primarie come correre, saltare, arrampicarsi, strisciare, rotolare, oppure la destrezza specifica con esercizi specifici per ogni disciplina sportiva. Per quanto riguarda lo stretching, questo è un esercizio per migliorare la spaccata, chiamata anche divaricata frontale. Lo stretching è molto importante nello sport, lo è anche appunto nel Kung Fu e nell'acrobatica. Ad esempio, un miglioramento che può portare al Kung Fu è la migliore elasticità muscolare per portare tecniche di calcio più alte, oppure nell'acrobatica per avere un'impostazione corretta, ad esempio nella verticale. Lo stretching vi aiuta ad essere più flessibili e la flessibilità migliora sia la velocità di esecuzione di un movimento, sia la tecnica e la precisione di quel movimento stesso. Quindi più siamo flessibili, più migliorano le vostre prestazioni atletiche. Di conseguenza si incorrerà in un minor rischio di traumi muscolari come stiramenti e strappi. Lo stretching potete farlo sia all'inizio di una lezione sia alla fine. Se lo farete all'inizio di una lezione dovete dare delle finalità come avviamento motorio o come preparazione muscolare specifica al tipo di lavoro che andrete a fare. Se lo fate alla fine della lezione, l'obiettivo principale sarà il defaticamento e il rilassamento. È molto importante non fare lo stretching a freddo, quindi fate qualche minuto di avviamento motorio e sciogliete le articolazioni principali in modo da riscaldarvi. È molto importante anche l'assistenza durante le posizioni di stretching, quindi mantenere una posizione corretta in modo da ottenere la massima tensione muscolare o la tensione muscolare ideale in base alle vostre capacità atletiche. Se siete da soli a fare stretching e non sapete se state facendo un esercizio giusto o sbagliato, potete farlo a coppia in modo tale che una persona vi faccia assistenza e vi faccia tenere il più tempo possibile la posizione corretta dell'esercizio di stretching specifico. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!